trasmetti, potrò contenere i 5 minuti, e che riguarda in via generale quello che adesso abbiamo ascoltato dai relatori e il contenuto e i temi, diciamo, che sono stati sollevati dal dossier che vi è stato consegnato. Seguire questo ordine, se siete d'accordo, prima l'assessore provinciale all'ambiente Michele Bozzano, quindi in ordine sia per cavalleria che anche in ordine alfabetico, il consigliere regionale Yolanda Nanni del Movimento 5 Stelle e il consigliere Giuseppe Villani del PD, che è anche membro della commissione del Consiglio regionale per l'ambiente. Quindi cedo la parola all'assessore Bozzano. Innanzitutto vi ringrazio dell'invito e della questa prima parte della serata, perché sicuramente è stata importante e interessante anche personalmente, perché come me quotidianamente si trova a dover affrontare il tema dell'ambiente. Nello specifico devo dire che parto con un leggero conflitto di interessi, perché purtroppo io abito a pochi chilometri da Pavona e da casa mia vedo la centrale, quindi tutto ciò che riguarda l'inquinamento di quel territorio va oltre le mie deleghe, va una questione di cittadino molto molto preoccupato di una situazione che vive vicinissimo a casa propria. Quindi tutto quello che ho ascoltato oggi, in particolare l'ultimo intervento del medico sulla parte sanitaria, non sono cose purtroppo nuove, ma sono cose che tutte le volte personalmente mi inquietano abbastanza. Per entrare nel discorso di questa serata, nel primo giro personale di intervento, quando ho ricevuto le deleghe del assessore all'ambiente, la domanda che mi sono fatto è stata: qual era il mio obiettivo? Cioè, qual era l'obiettivo che l'assessore all'ambiente di una provincia come la provincia di Pavia dovesse raggiungere, ancora prima di tutto quello che è poi la mia attività ordinaria o straordinaria. E la prima risposta che mi sono data era quella di raggiungere un equilibrio. Tra che cosa? Da un lato, tutte le attività umane, siano esse produttive, commerciali, abitative, e molte sono uscite, e dall'altro l'ambiente in cui noi viviamo. E quando dove esiste questo equilibrio, penso possa dirsi di vivere in un mondo, in una situazione corretta, accettabile e che tutti dovremmo auspicare. La seconda domanda è se il territorio che io dovevo amministrare aveva, e se nel territorio in cui io abito c'era questo equilibrio. E la risposta che mi sono dato personalmente, e il conto con quello di stasera purtroppo non posso che avvalorare, è che questo equilibrio non c'è, nel senso che tutti, anche gli interventi precedenti, sia quello di AFA che quello della società Clorofilla, dimostrano che cosa? Che sicuramente la situazione non è così negativa come gli anni passati, ma che certamente non viviamo in una situazione ideale, in una situazione corretta, in una situazione in cui ci sia il giusto equilibrio tra quello che è la vita dell'uomo e l'ambiente in cui questa sua vita si sviluppa. Quindi penso che, parlo in prima persona come politico che si occupa, un amministratore in particolare che si occupa di questi temi, l'obiettivo che ci dobbiamo porre è di porre in essere tutte le situazioni, tutte le condizioni possibili per raggiungere questo obiettivo. Durante gli interventi sono emersi alcuni temi che secondo me necessitano di un minimo di approfondimento e di sviluppo, alcuni tra l'altro legati anche a una delega che ho avuto fino a pochi mesi fa e quindi mi vedono particolarmente interessato. Si parlava delle auto, del trasporto e di quanto questo incida sull'inquinamento dell'aria. È chiaro che si è detto quanto la nostra provincia su questo abbia tanta strada da fare, ed è vero. Purtroppo la situazione dei trasporti non è delle strade, non è una situazione che c'è, abbiamo tante strade che non sono utili, poco per una conformazione del nostro territorio molto particolare, e un trasporto pubblico che non è adeguato al 2014, diciamo che un trasporto pubblico che si è
più o meno indietro di almeno di 20-30 anni. Questo è sicuramente un fattore che ci penalizza, sul quale è necessario intervenire per migliorare. Come? E qui poi i nostri consiglieri regionali ci possono sicuramente dare una mano. In prima battuta, migliorando, devo mettere che entrambi sono molto impegnati su questo, migliorando sempre di più il trasporto su ferro e migliorando sempre di più il trasporto pubblico in generale, perché deve diventare uno di quei sistemi per diminuire le auto che circolano. Altro discorso è quello legato al trasporto delle merci, perché proprio spesso quando si parla di trasporto ci si dimentica che esiste anche tutto il discorso del trasporto merci. Anche su questo è necessario sviluppare discorso legato alle logistiche, da dove c'è un rapporto con il ferro, e comunque legati vicini ai caselli autostradali, non starsene di nulla della nostra provincia, perché questo aumenta il trasporto su gomma che va a determinare, condizionando chiaramente la situazione. Non credo che ci possiamo fermare con un fattore positivo al fatto che quest'anno ha pubblicato tanto e che le crisi aziendali diminuiscono le attività delle aziende, ma anzi dovremmo utilizzare queste situazioni semplicemente come un palliativo che ci permetta di fare qualcosa. E che cosa? Io credo che le azioni che noi dobbiamo porre in essere sono di quattro tipi differenti. Una prima è di tipo normativo, in quanto noi abbiamo una normativa legata all'ambiente che è sicuramente importante e spesso in alcuni casi anche forse esagerata, ma che è pecca di una cosa, cioè dal mio punto di vista pecca di aggiornamento. Troppo spesso ci troviamo a dover affrontare problemi nuovi con una normativa che non riesce a correre alla stessa velocità del problema, e questo perché come un'amministrazione provinciale non fare delle regole ma deve applicare le leggi non è semplice, perché di fronte a un problema e anche all'idea di poterlo risolvere in un certo modo, poi spesso ci sono normative che, pur ripeto, molto complesse, molto articolate, non ci permettono di affrontare e risolvere il problema nel modo adeguato. Il secondo tema è quello delle risorse. Purtroppo le risorse disponibili, siano esse umane che economiche, le di patto di stabilità, non solo in questo riguardo le amministrazioni provinciali, ma anche tutte, non solo le amministrazioni provinciali, ma anche tutti i comuni, non ci permettono, nella maniera corretta e adeguata, di avere le risorse necessarie per affrontare in maniera, secondo me, seria e molto stringente tutte le tematiche legate all'ambiente. Questo è un tema non molto positivo da portare all'attenzione di un dibattito, però sicuramente è un tema su cui dobbiamo essere molto molto consapevoli, cioè il fatto che non sempre le risorse economiche e umane che si possono mettere per affrontare questi temi siano adeguate. Anche qui molto probabilmente Stato e Regione Lombardia dovrebbero, soprattutto sulla parte economica, tentare di dare un sostegno più forte alle amministrazioni locali, per permettere alle amministrazioni locali di avere gli strumenti poi per affrontare certi temi, perché soprattutto per i comuni più piccoli, quando hanno a che fare con grandi, magari grandi multinazionali, grandi società, non è semplice avere gli strumenti per controbattere e per poi affrontare i temi più in generale. Altra situazione che secondo me va gestita e controllata meglio è quella dei controlli, concludo, è quella dei controlli che vengono fatti da tanti soggetti che cercano di collaborare tra loro, ma questo livello di collaborazione non è ancora quello adeguato. Ultimo, non ultimo, è la cultura ambientale. Dobbiamo, voi siete sicuramente importantissimi in questo, ma anche parlo della pubblica amministrazione, in particolare dell'assessorato che io gestisco, migliorare, portare a un livello più alto la cultura ambientale dei cittadini, perché soltanto un controllo da parte dei cittadini, tutti noi, ci può permettere di avere delle sentinelle sul territorio che ci dicono là dove ci sono dei problemi che potrebbero sfuggirsi. Finisco dicendo che una cosa che è stata detta prima di me, questa è una sfida aperta che però io ritengo che si possa e si debba vincere, perché ce lo meritiamo tutti. Grazie. Grazie a voi.